Quindi Vanzil, partiamo dall'analisi della partita contro gli Ospreys. Tu l'hai vista da fuori dal campo. Cosa non è andato? In particolar modo parliamo di uno degli aspetti che meno è piaciuto, forse la rimessa laterale. Ma guarda, dal mio punto di vista loro hanno messo noi sempre sotto pressione in gioco generale, anche la prima fase, così sempre difficile per giocare là, secondo me, e poi ovviamente anche la prima due touch non è andata bene e secondo me la confidenza della squadra e spesso anche i allenatori forse. Dopo questa prima due touch un po' meno, quindi da là abbiamo cominciato praticamente da un po' un passo dietro, quindi sarà sempre indietro sotto pressione, sempre difficile sotto pressione, quindi non è andata bene, ma spero per giriamo questo nella partita contro Racing. Cosa pensi appunto che non sia andato? In particolar modo credo il focus fosse su Albert Anae alla prima partita da tallonatore, non abituato molto anche agli automatismi, no? Guarda, devo dire, settimana scorsa in allenamenti, forse è stata la settimana più brava in allenamenti, in tutta questa stagione. Quindi è difficile per dire, questo cosa se, dove Albert ha giocato sulla prima partita. Non credo questo, credo solo, come hai detto prima, forse magari le prime touch sbagliate, prima due touch sbagliate. E poi dopo forse ho perso un po' di confidenza e poi anche sotto pressione è un po' più difficile. Parliamo invece adesso della prossima partita, un'altra partita sicuramente molto impegnativa come tutte d'altronde quelle di Coppa Europa contro una squadra che conoscete poco come Racing Metro. Che tipo di partita sarà, Corneille? Ancora avevo visto un paio di video da loro e poi ovviamente ho visto loro sono ovviamente una squadra molto forte e poi anche tanti giocatori stelle diciamo, ma abbiamo visto qualche opportunità per attaccare loro e spero questo porta questo in partita e poi spero questo va bene. Sempre per il tuo punto di forza, diciamo quello della rimessa laterale, questo sarà un altro punto importante di questa partita con un giocatore come Kruger che ha le percentuali tra le più alte, insomma, anche nella competizione. Sì, loro hanno tanti saltatori, quindi tutti la loro terza linea spesso salta anche qui, quindi loro hanno spesso 5 saltatori che ovviamente aiuta qualsiasi squadra, quindi giocatori molto, come si dice, può fare tutto, può saltare, può portare la palla, quindi questo è sempre un bonus per avere 5 e forse questa anche la... Una delle migliori ragioni perché loro ti dice molto 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 bene. Oltre a questo, naturalmente, un altro aspetto importante per entrambe le squadre sarà quello della disciplina. Entrambe hanno preso due cartellini gialli nella prima partita. Sì, ovviamente sempre la disciplina è molto importante, spesso in Coppa Europa quando l'arbitri è secondo me più duro, diciamo. Sulla disciplina e qualche volta ovviamente anche quando sei sul limite loro fischiano molto più facile rispetto secondo me Guinness Prodigy, quindi ovviamente questo è importante, non può vincere in partita o gioca bene, sei sempre sotto pressione e sempre da pressione. È stata la prima settimana anche questa con l'ulteriore difficoltà dell'assenza dei nazionali. Su cosa avete lavorato in questi primi giorni? Guarda, abbiamo cominciato il lavoro sulla piana di gioco, ovviamente senza di loro, ma spero con il loro turno vedi subito cosa è il piano e così dentro partita spero tutto va bene. Da questo punto di vista, appunto, che partita sarà? Dove si deciderà, secondo te, appunto, la partita con Racing?
No, un po' difficile per dire, ma secondo me sempre in casa giochiamo, cioè giochiamo con tanto impegno e fa la nostra dettagli molto bene, secondo me siamo sempre dentro la partita in casa. Una domanda personale, tu e Antonio Pavanello formate una delle coppie più solide, più longeve in qualche modo, anche di più lungo corso di questi tornei. Tu sei vicinissimo alle 150 presenze col Benetton Treviso, Antonio Pavanello ha passato da non molto le 200 presenze e ha fatto le 50 in Coppa Europa. Un pensiero appunto per Capitan Pavanello e che cosa ti aspetti anche dalle prossime partite per te e anche un po' l'emozione appunto di questi grossi traguardi. Sì, ovviamente è un grande onore per giocare questa partita e sempre con questo club e dopo anche ovviamente sempre bene per giocare con Antonio che credo è quasi 120 volte insieme con lui, o 115, roba del genere, così abbiamo già giocato tanto insieme e spero questo portiamo avanti questo combo per questa stagione e giochiamo ancora tanto insieme, ma ovviamente è un grande onore, quindi spero questo 150 vieni presto. Una domanda che naturalmente vi hanno già fatto in molti ed è una domanda un po' difficile. Tu sei uno dei veterani di questo gruppo, uno dei più presenti da più tempo, insomma già 7 anni qui a Treviso appunto. Cosa non sta funzionando secondo te in questi primi 2 mesi? Guarda, ovviamente c'è tanti cose secondo me che puntare forse sul strada sbagliato, ma c'è anche tante cose buone cose, quindi ovviamente tutti dicono sì, bisogna tempo per prendere la strada giusta. Sinceramente secondo me questo è anche il mio opinion, quindi bisogna tempo e forse magari anche un po' di consistency e così spero andiamo avanti bene.